che sono venuti ad ascoltare il contributo che persone molto più preparate di me daranno a un tema che è uno dei temi più centrali per quanto riguarda la nuova Europa che andremo a scrivere e andremo a guidare l'8 e il 9 giugno. Vedete, dentro impostazioni. Noi siamo in una fase molto complessa, molto complicata. Questa è una tre giorni si è detto impostazioni, a cui tengo tantissimo per tanti motivi. Non vi sfuggirà il motivo più basico, che stiamo in Abruzzo, che è la mia regione. Se ha dentro impostazioni, ma corra fino in fondo. Il secondo motivo, credo che sia di importanza maggiore, anche condivisibile con tutti, è che stiamo alla vigilia delle elezioni europee più importanti della nostra storia. Lo dico perché Giorgia Meloni sta attraversando il deserto da sola in questo momento, con numeri in Europa che non sono quelli che noi auspichiamo siano quelli dell'8 e il 9 giugno. Ma nonostante questo sta dettando delle regole, sta imprimendo un cambiamento che già oggi diventa sostanza. E Fratelli d'Italia ha un dovere oggi di essere il partito che con i fatti, con la concretezza, con proposte vere, riesce a dettare la nuova linea della nuova Europa. I cittadini italiani sono molto consapevoli di questo e premiano assolutamente questo tentativo e questa volontà e questa capacità del nostro leader di essere concreta e di parlare per fatti concreti. E quindi io devo assolutamente stimolare gli ospiti che sono amici, sono persone che scrivono da tempo il percorso che contraddistingue sia politicamente che tecnicamente quello che Giorgia Meloni vuole che noi portiamo avanti come modello, come programma non soltanto italiano, ma oggi ci troviamo di fronte alla sfida più importante, cioè di trasformare il modello italiano in modello europeo. Non l'avremmo mai immaginato 5 anni fa, ma non avremmo mai immaginato che di stare in una regione che per la prima volta ha confermato un presidente di regione. Marco Marsilio è stata la testimonianza di come con i fatti e con la concretezza, con la politica della concretezza, si possano affrontare e vincere delle battaglie che non avevano mai avuto una conferma di un governo che aveva gestito per 5 anni questa regione. Pertanto io vorrei stimolare gli ospiti su questo tipo di argomento, perché spesso e volentieri parliamo di concorrenza, parliamo di una concorrenza nei confronti di popoli come la Cina, come l'India, ma io accanto a questa, che è un po' una domanda scontata, vorrei parlare sia con Lucio che con il Vice Ministro, che con i presidenti e portatori di interesse di categoria Parmigiano Reggiano e con Confartigianato, di quello che è un po' anche la concorrenza sleale interna all'Europa. Perché non c'è soltanto una concorrenza sleale da parte dei paesi storicamente in espansione, Cina, India, prodotti che vengono così confezionati da paesi e da tradizioni e da culture che non hanno le nostre stesse leggi, che non hanno i nostri servizi, che non hanno le nostre stesse garanzie sociali. Ma io penso a quello che succede anche in Europa, dove molto spesso il debito può condizionare le politiche sociali e di bilancio di uno Stato, paesi rispetto ad altri che hanno una maggiore confidenza con gli aiuti di Stato, penso a quei paesi che hanno una fiscalità diversa o che stanno combattendo, nel nostro caso perché abbiamo un maestro in questo ambito come Maurizio Leo, che scrive le regole, non le recepisce dagli uffici, scrive le regole della nuova contabilità all'interno del bilancio, delle nostre aliquote IRPEF, della nostra capacità contributiva. Pertanto io dico che noi abbiamo oggi una sfida, l'ho detto anche in dichiarazione di voto per quanto riguarda il DEF, quando ci veniva criticato il fatto di non aver
delineato un DEF programmatico, ma un DEF tendenziale. Noi abbiamo spiegato quanto fosse importante questo momento storico, in un momento in cui l'Europa sta scrivendo nuove regole, ci chiedono di scrivere delle nuove regole e di contribuire a scrivere delle nuove regole di contabilità europea. Noi auspichiamo che le nuove regole di contabilità europea siano meno penalizzanti per il sistema Italia, ed è per questo che oggi qui siamo a dover dimostrare come il governo italiano e il governo europeo dovranno essere capaci di dare del tu, di ascoltare chi dalla mattina alla sera produce. Ed ecco qui il richiamo a chi lo fa mediante la rete, il network degli artigiani e delle imprese, e chi lo fa privilegiando e portando alla ribalta internazionale prodotti tipici del nostro territorio. Dobbiamo fare ascoltando chi produce e chi chiaramente dà un contributo effettivo, forte al PIL della nostra nazione. Portare ed esportare il modello Italia in Europa, questa è la sfida più importante, e credo che con contributi come questi, in un momento storico unico nel nostro genere, quello che stiamo vivendo, noi abbiamo dimostrato di essere all'altezza di questo momento, e credo che con un moderatore della caratura di Roberto Inciocchi, questo tipo di contributo, anche sapendo rimbalzare bene le domande, anche gli stimoli nei confronti degli ospiti, possa diventare strutturale nell'ambito del programma che poi dovremo realizzare dopo l'8 e il 9 giugno. Questo è l'invito che faccio a tutti quanti voi, questo è l'invito che faccio al popolo del centrodestra e in particolar modo ai tanti amici di Fratelli d'Italia. Grazie senatore Liris. Allora, ben trovati a tutti, buongiorno. Intanto facciamo, se siamo tutti d'accordo, un po' di televisione, così riusciamo a fare un po' di giri, insomma, ognuno riesce a portare più punti di vista. Stop alla concorrenza sleale, senatore ci ha ben rappresentato, insomma, quello che oggi andiamo a raccontare. Rubo solamente un istante a Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, ben trovato, buongiorno. Presidente Malan, grazie anche a lei. Senatore, grazie anche per le parole introduttive. Nicola Bertinelli, che è Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP, ben trovato, grazie, buongiorno. Voglio salutare Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, grazie, e probabilmente tra poco si collegherà con noi Renato Mason, segretario della CGIA di Mestre, probabilmente tra qualche minuto. Rubo solamente un minuto, siccome è chiaro che l'argomento è anche soprattutto un argomento tecnico, però concedetemi solamente un minuto per fare una considerazione umanistica. Io ho studiato per molti anni, riflettivo venendo a Pescara stamattina in macchina, ho studiato per molti anni la tradizione. E una volta intervistai un grosso antropologo, un antropologo molto importante, e a lui feci la domanda: cos'è la nostra tradizione? Mi aspettavo una risposta articolatissima. Lui mi guardò e mi rispose: la tradizione è la casa dove noi siamo nati, nella quale noi siamo nati. Risposta semplicissima. Cosa facciamo noi, tra le altre cose, nella nostra casa? Noi proteggiamo, difendiamo la nostra casa. È vero che la tradizione è un elemento vivo, come la lingua, insomma, si trasforma nel tempo, ma elementi tipici che rimangono, è proprio questo il suo valore, rimangono fermi nel tempo. Oggi di questo stiamo parlando, e cioè di come arginare in qualche modo la concorrenza sleale sui nostri prodotti e per le nostre imprese. Vice Ministro, comincio da lei. Abbiamo sentito il senatore. Chi sono i nemici del Made in Italy, diciamo, e come possiamo difenderci, come si difendono le imprese italiane? E poi ci parli di quelle che sono, appunto, sulla base di quello che ci ha detto il senatore, qual è il lavoro del governo che si sta facendo. Ci faccia un perimetro e poi dentro questo perimetro faremo un po' di considerazioni. Prego. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Beh, io ho avuto un assist eccezionale, perché il mio amico Guido Liris ha un po' delineato qual è il perimetro entro il quale dobbiamo muoverci. Perché? Perché effettivamente, se andiamo a vedere in ambito europeo, noi subiamo una concorrenza sleale. Una concorrenza sleale che dobbiamo cercare di contrastare. Lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo come? Lo stiamo facendo, per esempio, in materia fiscale. Come voi sapete, perché molte imprese si vanno a posizionare all'estero, e nell'ambito in Olanda, in Irlanda e via dicendo? Perché ci sono vantaggi fiscali. E come si contrastano queste situazioni? Come si contrastano? Bisogna cercare di abbassare la pressione fiscale e rendere regole molto più semplici. Uno degli aspetti che invogliano le imprese a trasferirsi all'estero
in Europa in particolare, è il fatto che c'è certezza delle regole. Noi oggi abbiamo in materia di imposte sui redditi 1200 interventi dal 1986, quindi un'impresa dice: ma chi me lo fa fare a stare in Italia? Me ne vado all'estero, ho una riduzione della pressione fiscale e poi riesco a dialogare con l'amministrazione finanziaria. Là ci sono meccanismi, diciamo, di dialogo, il cosiddetto interpello, il cosiddetto ruling e via dicendo. E purtroppo in Italia sino ad oggi questi meccanismi non sono stati azionati. L'intervento che fa il nostro governo qual è? Quello di avviare un dialogo con le imprese, con i professionisti e via dicendo, e ragionare ex ante, quindi non mandare subito un avviso d'accertamento, una pretesa tributaria, ma dire: guarda, che se tu ti allini a certe regole che noi abbiamo impostato, sicuramente potremmo evitare di farti raggiungere da avvisi di accertamento pesanti. Pensate che quando siamo arrivati al governo noi si stavano abbattendo nelle case degli italiani 28 milioni di cartelle di pagamento. Perché? Perché c'è stato il periodo Covid, non erano state inviate le cartelle di pagamento, e noi che abbiamo detto: la prima cosa che dobbiamo fare è quella di dire: bene, l'imposta la si deve pagare, quindi non abbiamo fatto sconti sull'imposta, che ne dicano i nostri avversari, non abbiamo detto riduciamo di un euro l'imposta, però abbassiamo le sanzioni. Oggi ecco il disallineamento tra l'Europa e l'Italia. In Europa le sanzioni si attestano sul 60%, noi abbiamo sanzioni amministrative che vanno dal 120 al 240%. Questo che cosa genera? Genera sicuramente un contenzioso. Il contribuente che si vede raggiungere da una cartella di pagamento con un 120-240% di sanzioni più gli interessi, che fa? Fa il contenzioso. La prima cosa che abbiamo detto: l'imposta va pagata tutta, la sanzione la portiamo a un 5% e diamo una dilazione. In questo modo la gente ha pagato e noi abbiamo ottenuto degli importanti risultati, perché abbiamo realizzato 6 miliardi e 800 milioni da che cosa? Dalla cosiddetta rottamazione, no? dalla cosiddetta tregua fiscale. Questo insomma fa capire il percorso, la strada sulla quale vogliamo muoverci. Questo per quanto riguarda le tematiche fiscali. Più il Made in Italy, noi stiamo proteggendo i nostri prodotti. Tantissime iniziative sono state avviate dalla MIMIT. Quindi ecco, se noi ci muoviamo in questa direzione, quindi semplifichiamo la vita alle imprese, proteggiamo i prodotti nazionali, e lo dobbiamo fare perché la contraffazione è sotto gli occhi di tutti, quindi se non interveniamo anche puntualmente in questo settore, lo sta facendo molto bene innanzitutto il nostro presidente, ma anche il MIMIT, quindi riusciamo a creare proprio un ambiente nel quale l'economia italiana può espandersi, perché il nostro obiettivo è l'espansione dell'economia italiana. Se non facciamo questo rischiamo sempre di rimanere il fanalino di coda dell'Europa. L'ultima cosa, abbiamo introdotto un'altra misura che è di grande interesse, tecnicamente si chiama reshoring, ossia noi vogliamo fare in modo che le imprese che stanno fuori dell'Europa, dello spazio economico europeo, vengano in Italia. Come? Gli abbassiamo la tassazione per 5 anni, però li obblighiamo a stare in Italia per altri 5 anni, le imprese più strutturate devono stare altri 10 anni, quindi facciamo in modo che queste imprese vengano in Italia, perché fanno in modo si capisca che l'Italia deve essere un territorio attrattivo. Però se mettiamo insieme riduzione del carico fiscale e al tempo stesso facciamo in modo di venire incontro al contribuente in termini di semplificazione, sicuramente tracciamo una strada che è quella che il nostro governo vuol perseguire. Le faccio una domanda e poi Presidente sono da lei e faccio un giro completo. Mi metto anche nella testa, prima il senatore viceministro parlava di armonizzazione con le regole europee. Domanda molto semplice, ma è quella che probabilmente in molti si fanno. Oggi com'è su questo punto in particolare l'interlocuzione con l'Europa per la difesa ovviamente dei nostri prodotti e delle nostre imprese? E questa è una strada da fare, insomma. Quindi noi vogliamo sicuramente dialogare con l'Europa. L'Italia è parte integrante dell'Europa, però ci deve essere un dialogo, diciamo, molto più accentuato. Pensiamo alla vicenda ITA. Che succede? Noi ora stiamo avendo
non poche difficoltà nel portare a casa un progetto economico importante per il nostro paese, perché ci sono tutta una serie di situazioni da mettere a fuoco e via dicendo. Questo è un pregiudizio per il nostro paese, per l'espansione della nostra economia. Quindi il dialogo da parte nostra c'è, ma per dialogare dobbiamo essere in due, insomma. Ecco. Io sono confidente che sicuramente nel nuovo assetto europeo, con una maggior presenza della nostra area, dei conservatori europei e via dicendo, sicuramente riusciamo a porre le basi per avere un'interlocuzione molto molto più serrata. Più forte. Senatore Malan, Presidente, volevo sentir lei. Concorrenza sleale si manifesta in molti modi. Naturalmente ci sono le cose come l'Italian Sounding. Ha fatto molto bene il governo a imporsi a Stellantis, evitare che un'azienda che teoricamente era italiana, o almeno era o sarebbe in parte italiana, chiamasse Milano un'auto che è costruita tutt'altrove. Per cui quello sarebbe stato un altro Italian Sounding, come il famigerato Parmesan che imperversa negli Stati Uniti, ed è una cosa che richiede l'impegno quotidiano del governo. L'impegno contro i singoli, no, le singole aziende, magari anche molto grandi, che hanno dimensioni quasi di uno Stato, come quella di cui abbiamo parlato, ma anche di impegno rispetto a certe decisioni europee che teoricamente dovrebbero essere di carattere generale e astratto, che però vanno a colpire, guarda caso, gli interessi italiani e favoriscono, ad esempio nel settore agricolo alimentare, favoriscono la quantità rispetto alla qualità. Per cui la qualità viene ignorata. Pensiamo alla sciaguratissimo Nutri-Score, che dava un punteggio terribile all'olio d'oliva e invece molto buono ad altre bevande, ma fatto in qual modo? Come se uno dovesse scegliere tra bersi un bel bicchierone di Coca-Cola o un bicchierone di olio d'oliva. Se lo bevi a bicchieri, anch'io consiglierei la Coca-Cola al posto dell'olio d'oliva, ma siccome non lo bevi a bicchieri, ma lo usi nelle quantità per condire, allora l'olio d'oliva è una cosa di livello infinitamente superiore. E oppure tutto visto dal punto di vista dietetico, no? Per esempio il parmigiano è molto nutriente, grazie a Dio che è nutriente, uno mangia per nutrirsi, non mangia solo per dimagrire forse è meglio mangiare di meno, poi naturalmente ci sono i modi sani e meno sani di alimentarsi, ma quale alimento più sano del parmigiano? Però anche con questi punteggi unicamente volti ad aspetti dietetici, e pensa a parlare di aspetti dietetici in un mondo dove ancora centinaia di milioni di persone, lo dice la FAO, soffrono la fame, è veramente una cosa paradossale. Restando nel campo dell'agricoltura, le politiche cosiddette green, che vogliono e in parte hanno approvato, ma grazie, nonostante i numeri ancora non favorevoli a noi, come diceva il ministro Leo, si è comunque riusciti a mettere un freno, ma volevano a livello europeo i cosiddetti ambientalisti, e per ambientalisti non sono solo i Verdi, il PD, il Movimento 5 Stelle e le formazioni cui fanno riferimento, vogliono la riduzione dal 4 o magari del 10% della superficie coltivata in Europa, con quale risultato? Che noi avremo, i nostri prezzi salgono, perché i costi di produzione restano simili, ma la produzione invece diminuisce, i prezzi salgono e abbiamo più bisogno di importare dall'estero, mentre invece importiamo dall'estero alimenti, e non solo alimenti, parlavo prima con una signora imprenditrice, e importiamo tantissime cose che potremmo produrre da noi, e queste cose che importiamo non hanno tutte le garanzie dal punto di vista della qualità del prodotto in sé, ma soprattutto non c'è alcuno dei vincoli, a volte eccessivi, che abbiamo noi rispetto alla tutela dell'ambiente, per non parlare di quelli doverosissimi sulla tutela dei lavoratori, sia della tutela del loro livello di salario, di orario e di sicurezza. E per cui abbiamo tutta una vasta gamma di questioni che ci mettono in difficoltà. E parlando dell'Unione Europea in generale, dopo non 25 anni in cui l'Europa cresce meno del resto del mondo,
qualche domanda bisogna farsela a livello europeo, non può essere sfortuna. Allora, è chiaro che l'Europa cresce di meno di economie come quelle che so dell'India, dell'Indonesia, del Vietnam, che sono paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo, ora si chiamano paesi emergenti, che ovviamente partendo da un livello molto più basso del nostro è normale che abbiano un aumento maggiore. Ma quando stiamo indietro anche rispetto ad altre economie come quelle degli Stati Uniti, come quelle del Canada, come quello addirittura del Giappone, come la giustificazione evidentemente non è quella dell'economia matura, perché quelle sono economie altrettanto mature. E allora quando l'Unione Europea attua politiche che favoriscono oggettivamente la Cina o altri paesi di questo genere, e beh, dobbiamo farci qualche domanda. Una delle domande, accennava il viceministro Leo, una delle questioni è la questione della burocrazia. Noi ci troviamo in un ginepraio burocratico ed è uno dei lavori più difficili che tocca a chi è al governo e a noi che siamo in Parlamento, di fare tutto quello che possiamo per disboscare queste lentezze. Ieri in un dibattito il ministro Crosetto ricordava che in Russia con una firma di Putin si cambia di destinazione una fabbrica a produrre frigoriferi, a produrre carri armati o cannoni o missili, mentre invece qui, sempre nell'ambito delle forniture per l'esercito, ci sono fabbriche pronte da 2 anni e mezzo ma che sono ferme per via di un ricorso al TAR. Allora, quello è un settore molto particolare, quello dell'armamento, ma vale per tutti i settori. Allora, quando noi abbiamo questi vincoli, ma sappiamo che non appena uno cerca di togliere questi vincoli viene subito accusato di favorire ogni sorta di cose, perché tutti gli aspetti burocratici non sono mai gratuitamente messi lì così, ma sono tutti per nobilissimi fini: combattere la corruzione, combattere l'inquinamento, combattere i cambiamenti climatici, la mafia, eccetera eccetera. Il problema è che questi sono scarsamente efficaci per quello che dovrebbero essere e molto efficaci nel tarpare le ali a tutta l'imprenditoria italiana. Adesso sul tema della burocrazia, viceministro, ci torniamo. Prima faccio un giro completo. Presidente Granelli, ben trovato. Quello che le chiedo è, Confartigianato rappresenta, insomma, appunto, le imprese artigiani che tutte indicano, no? Con il marchio Made in Italy. Presidente, intanto poi le faccio la domanda che le voglio fare, ma chi sono oggi i nostri artigiani? Perché qui stiamo parlando di difendere la nostra economia, difendere il nostro marchio, i nostri prodotti, la qualità e difendere la nostra storia, che è una storia tipica, che nasce, vive e si sviluppa solamente qui. Chi sono oggi gli artigiani? Beh, intanto grazie per questo invito, buongiorno a tutti. Sono contento di essere in questa stupenda location, ho visto anche il mare in diretta prima, ma devo dire che quando si parla di artigianato si parla oggi di Made in Italy, e credo anche di poter affermare della cultura produttiva di questo paese. Artigianato vuol dire avere una storia secolare che nella storia, nel passato, ha avuto il suo massimo fulgore e riconoscimento all'epoca medievale, quando si parlava di corporazione di mestieri e quando si parlava di attività che oggi io evoco in modo molto romantico: decoratori, restauratori, ceramisti, vetrai, falegnami, fabbri. Oggi il modello dell'artigianato si è molto evoluto, è diventato molto contemporaneo. Oggi l'artigiano è un modello di impresa tipicamente familiare, molto legato al territorio, quindi ha una forte identità territoriale. Però oggi devo dire che con questa tecnologia, oggi si parla tantissimo di intelligenza artificiale, io dico sempre che c'è il primato dell'intelligenza artigiana e la complementarietà dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che replica in un modo veloce, ma l'intelligenza, consentitemelo di dirlo, artigiana è quella che prevale per la creatività, unicità, che sono uniche, che non potranno mai essere replicate. E quindi è un mondo molto connesso, molto contemporaneo, e oggi parlare di artigianato vuol dire parlare di artigiani 4.0. Quindi c'è una stretta connessione con la tecnologia. Io, come Nicola, vengo da una regione, l'Emilia-Romagna, dove l'automotive ha dei numeri importanti, no? Quando parliamo di automotive in Emilia-Romagna parliamo di Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, tutte eccellenze. Bene, in questa filiera ci sono tantissime aziende artigiane che hanno 5, 10, 15 dipendenti, che fanno cose straordinariamente uniche e che solo loro possono fare. Come per esempio un altro ambito, quello del biomedicale, dico un settore per dire dove c'è un'altissima specializzazione. Quindi oggi il fatto di parlare di artigianato
vuol dire parlare di questo mondo che si è evoluto, che è contemporaneo e soprattutto anche numericamente ha dei dati che molto, sono molto significativi. Oggi artigianato in Italia vuol dire 1.300.000 aziende, 2.700.000 addetti, 154 miliardi di valore aggiunto, 59 miliardi di export. Lo dico non perché debba fare un esercizio muscolare, ma lo dico per sottolineare la capillarità che peraltro ha oggi l'artigiano, perché in tutti gli 8.000 comuni italiani c'è un'impresa artigiana. Quindi oggi il ruolo dell'artigiano è un ruolo contemporaneo, moderno, pienamente connesso, ma anche e soprattutto un ruolo, e mi piace rimarcarlo, di attore sociale. Oggi siamo presidi della comunità, siamo dentro le comunità e oggi in tutte le comunità, in tutti i paesi dove si fa fatica a fare impresa perché mancano infrastrutture, mancano collegamenti, mancano le condizioni per fare meglio l'impresa, l'artigiano c'è. Quindi quando pensiamo a una comunità che deve vivere e sopravvivere, se non ci fosse il fornaio, il muratore, il fabbro, il falegname, dico, la comunità morirebbe. Per cui dico oggi quando si parla di cultura produttiva, dico che artigianato vuol dire fare cose uniche, belle, ben fatte, con una precisione maniacale, tutti elementi che mi fanno dire che se oggi dobbiamo guardare il contesto, difficoltoso per quello che diceva prima il ministro Leo sul fronte magari della tassazione, su cui peraltro però abbiamo avuto con questo governo un confronto e un percorso che ci fa dire che sta diventando anche il fiscale una leva importante anche per uno sviluppo economico. Quindi cerchiamo di avvicinare sempre più l'idea che il fisco non deve essere nemico, ma deve essere un qualcosa che comunque va a fare una radiografia esatta di quelle che sono le situazioni in capo all'azienda. Quindi dico, sono tutte, diciamo, cose, sono tutti percorsi oggi che mi fanno dire che oggi parlare di Made in Italy, parlare dell'artigianato vuol dire parlare comunque di numeri molto significativi, dove in Italia ci sono oltre mille diciamo, specializzazioni territoriali che fanno sì che il nostro paese possa diventare un paese ancora primatore in questo percorso, dico, di rinascita e di crescita di tutta l'economia e di tutte le comunità d'Italia. Allora, tra poco torno a lei perché parliamo anche della legge sul Made in Italy. Ne parlo tra poco perché voglio chiudere il giro. Presidente, vengo invece da lei. Chiedevo prima chi sono i nemici, del Made in Italy. Made in Italy è patrimonio economico, sociale, culturale, appunto, dicevo, del nostro paese. Contraffazione, abusivismo, sommerso, concorrenza leale dei prodotti a basso costo che vengono messi sul mercato. L'altro giorno eravamo al Brennero, i giorni in cui sono stati intensificati i controlli, ne abbiamo viste di tutti i colori, insomma, abbiamo visto cose veramente al di là veramente di ogni, insomma, immaginazione. Mi dice la sua, dal suo punto di vista, sulla base della sua esperienza. Prego. Ma intanto buongiorno, grazie per l'invito. Cerchiamo un attimo di collocare produzioni come il parmigiano reggiano, cioè produzione legata a un territorio, indicazioni geografiche. Noi conosciamo il parmigiano reggiano, in Italia ne esistono oltre 800 di prodotti legati a un territorio. Intanto sono prodotti che non possono essere delocalizzati. La vicenda, guardate, è importante non poco, perché al di là del ruolo che questi prodotti hanno per il nostro paese fuori dai confini nazionali, perché noi sempre citiamo questi prodotti come emblema del saper fare italiano, questi prodotti, quando creano valore, scaricano valore sui territori dove vengono fatti. Cioè non può accadere che cambia la normativa fiscale in Olanda e noi abbiamo un'impresa teoricamente nazionale che delocalizza perché la conviene. No, prodotti come il parmigiano reggiano, quando creano valore, danno occupazione a persone del luogo e del territorio. Chiedo scusa, possono vivere solo sul loro territorio? Assolutamente sì, perché sono legate tecnicamente al luogo dove viene fatto. È come dire, lo champagne lo possiamo fare in Napa Valley? No. Il parmigiano reggiano, come le altre indicazioni geografiche, come le altre DOP, possono essere fatte in un territorio ben preciso, perché è il territorio che dà le caratteristiche tecnico-organolettiche al prodotto stesso. Ma poi faccio un passettino oltre. Quando si pensa al parmigiano reggiano, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, viene in mente l'autostrada 1. In realtà due terzi di quelle terre sono colline e montagna. Cioè se non ci fosse il parmigiano reggiano, quelle colline e quelle montagne non sarebbero coltivate, non sarebbero presidiate. Quindi quando noi
usiamo tanto il tema della sostenibilità, questa parola ormai inflazionata che usiamo sempre, e non dimentichiamo che per prendersi cura dell'ambiente, sostenibilità ambientale, bisogna che ci siano le comunità, gli uomini sul territorio, sostenibilità sociale, ma perché ci sia l'uomo sul territorio deve esserci una redditività, quindi una sostenibilità economica, altrimenti se noi dimentichiamo questo paradigma, sostenibilità economica, sostenibilità sociale e ambientale, noi la sostenibilità ambientale non la faremo mai, quindi riempiamo i libri di demagogia, facciamo tanti convegni, ma di fatto non si scarica a terra. Ciò detto, aggiungo un pezzettino. Quando si parla di sounding e nessun prodotto come il parmigiano reggiano è evocato nel mondo, pensate che noi produciamo 160.000 tonnellate di parmigiano reggiano all'anno, circa 70.000 tonnellate vengono esportate, abbiamo stimato la quantità di parmesan in giro per il mondo per 15 quello che esportiamo. Prendete gli Stati Uniti, fatto 100 il mercato dei parmesan, il vero parmigiano reggiano è meno del 5%, e quindi voi vi trovate dei pezzi di formaggio fatti in Wisconsin o in giro per il mondo con la bandiera italiana, la foto del Colosseo, la foto della Torre di Pisa. Ma dov'è il punto? Il punto non è tanto, permettetemi, dal punto di vista dei produttori. È ovvio che quando c'è un falso, un fake, un sounding che prende il posto a quello vero, il produttore perde un'opportunità. Ma la vera vittima di sta vicenda è il cittadino, è il consumatore. Io sono appena tornato dagli Stati Uniti e dopo lancio uno spunto. Un cittadino americano che acquista un prodotto con la bandierina italiana, con la foto della Torre di Pisa, pensando che sia quello vero, e fa un'esperienza negativa, quel signore o quella signora non acquisterà mai più quel prodotto. Quindi la vera vittima di questa vicenda della concorrenza sleale, dell'evocazione, sono i cittadini, e noi dobbiamo assolutamente ragionare con questa logica, cioè noi dobbiamo tutelare i nostri prodotti perché sono motore economico, sono motore di sviluppo territoriale, sono motore di sostenibilità dei territori. Ripeto, se non ci fosse il parmigiano, le nostre montagne sarebbero una di quelle aree interne dell'Italia abbandonate e disabitate. Ma noi dall'altra parte dobbiamo tutelare i cittadini. Quando al Brennero, c'ero anch'io al Brennero, andiamo e apriamo e arrivano delle cosce di prosciutto che quando arrivano in uno stabilimento italiano basta che vengano salate in Italia e quel prodotto diventa un prodotto italiano, voi capite che c'è qualcosa, però, amici, che non funziona. E qui, quando si dice cosa dobbiamo fare, dobbiamo mettere mano a quella norma del codice doganale dove l'ultima manipolazione fatta in Italia fa sì che il prodotto sia made in Italy. Allora, quando si parla di cibo, permettetemi, non è così. Cioè, se parliamo di un'altra manifattura, io posso capire che prendo delle componentistiche, il saper fare italiano, le assemma, ma quando parliamo di cibo, se un cibo ha un'origine non italiana, e in questo caso parliamo di europea, viene semplicemente manipolato o confezionato in Italia, quel prodotto diventa italiano, la vera vittima di sta vicenda sono i cittadini, che in realtà in un sistema non trasparente vengono tratti, tra virgolette, in inganno. Quindi è questo dove noi dobbiamo portare nella nostra Europa. Penso a un altro passaggio legato al parmigiano reggiano. Me lo dica velocemente e poi torno. Guardi, le indicazioni geografiche in Europa ci sono dal 1992. Quindi grazie ai consorzi si è fatto un grande lavoro. Ma teoricamente in Europa le robe funzionano. Praticamente in determinati paesi non esiste neanche la repressione frodi. Cioè in centro nord Europa non esiste neanche la repressione frodi. Quindi dietro a un qualcosa che funziona, in realtà ci sono tante zone grigie. Lei vada in qualsiasi ristorante d'Italia ed Europa, lei vede un qualcosa al parmigiano reggiano. Se fosse tutto parmigiano reggiano quello che viene utilizzato,
non ci sarebbe abbastanza prodotto. Quindi in realtà è necessario portare un po' di trasparenza in tutti i sistemi, e io credo che il modello italiano e questo governo, grazie al Ministro dell'Agricoltura con il quale insomma stiamo lavorando in un modo importante, si sta impegnando in un poco in questa direzione. Grazie, ora torno anche da lei. Peraltro siamo a Pescara, al Brennero, con i miei occhi abbiamo trovato anche gli arrosticini abruzzesi fatti chissà dove, è verità, l'abbiamo visto. Ecco. Indicazione geografica protetta, adesso torniamo, perché questo è uno dei temi, è uno strumento insomma che offre tutela ovviamente al consumatore, come diceva il Presidente, alle imprese, visibilità sul mercato, opportunità di lavoro, creazione di posti di lavoro, ne parliamo tra poco. Allora, credo che sia con noi Renato Mason, che è segretario della CGIA di Mestre, si è collegato, ditemelo, collegato, ce l'abbiamo. Buongiorno. Oh, buongiorno. Eccoci qui. Segretario, grazie di essere con noi, buongiorno. Insomma, ha seguito una parte del nostro, insomma, l'inizio del nostro dibattito. Ci dice anche la sua, buongiorno. Allora, consentitemi, porto via due minuti soltanto, sarò un po' noioso sui numeri, ma sono importanti per capire i fenomeni. Allora, a me pare importante, per inquadrare con la dovuta serietà e con la dovuta competenza il tema posto sull'ordine del giorno di oggi, mi pare importante richiamare due dati soltanto di qual è il sistema produttivo italiano, perché rischia di essere poco conosciuto. Poi c'è la seconda parte, due minuti in tutto. Allora, il sistema produttivo italiano è soprattutto concentrato, è caratterizzato da dalle micro, dalle piccole, dalle medie e dalle grandi industrie, dove il peso delle piccole, delle micro, delle piccole imprese è un peso sotto il profilo del numero delle imprese, degli occupati, del fatturato, del valore aggiunto, è un peso grandissimo, è un peso importantissimo nel nostro sistema produttivo. Perché faccio questa premessa? Perché adesso vengo alla seconda considerazione, che non entra in alcuni dettagli che ho sentito molto, che condivido totalmente evidentemente dei ragionamenti fatti finora stamattina che ho avuto modo di ascoltare. La seconda riflessione che voglio proporvi è: dobbiamo capire il posizionamento del nostro sistema produttivo rispetto al mercato globale. Noi siamo abituati con molta velocità a considerare soltanto il volume di export che facciamo o il volume della nostra produzione che riusciamo a imporre o a proporre al mercato globale. Credo che oltre alla quantità di merci, di prodotti che esportiamo, noi dobbiamo fare attenzione a due particolari. Il primo, noi non possiamo giudicare la nostra capacità di esportare soltanto dalla quantità, dal mercato che riusciamo ad aggredire. Qui siamo nella ranking mondiale, siamo in una buona posizione, non buonissima, ma dobbiamo considerare, secondo me, altri due o tre parametri fondamentali. E allora si capisce perché parto dalla composizione del nostro sistema produttivo. Cioè, noi dobbiamo tenere presente la specializzazione del prodotto, il grado di differenziazione del prodotto e il grado di differenziazione del mercato. Cosa vuol dire? Tiro la conclusione senza entrare in alcuni dati che abbiamo, comunque se qualcuno vuole li possiamo anche mettere a disposizione. Noi scopriamo, tenendo presenti questi parametri, che sono importantissimi ai fini della nostra capacità di competere sul mercato globale, noi abbiamo il più elevato grado di diversificazione del prodotto e del mercato. Cioè, noi esportiamo tantissimi prodotti in tantissimi mercati. Questo parlo a livello globale. Questo ci consente di essere meno sbilanciati di altri paesi esportatori. Guardate che questo che sto dicendo l'abbiamo visto particolarmente nel biennio pre-Covid, ma soprattutto nel biennio post-Covid, togliendo il 2021 che non devono mai essere metro di giudizio per una programmazione politica di politica economica. Ecco, noi abbiamo visto che l'Italia è uno dei paesi meno sbilanciati, per la verità, senza essere revanchista. Siamo il paese meno sbilanciato al mondo rispetto al numero di prodotti e rispetto al numero di mercati. E questo ci consente di guardare con ottimismo
serio, ragionato, ragionevole alla nostra capacità di competere. Poi ci sono altri fattori sulla competitività su cui non entro per brevità, ma consentitemi invece di toccare l'altro punto che fa parte del titolo della conversazione, dell'incontro di oggi, cioè competitività ed equità. Allora, la competitività, io sono tutto sommato abbastanza sereno nell'affrontare, nel dire che l'Italia è un paese capace di essere competitivo sul mercato globale. Sull'equità invece, e qui cade l'asino, come si diceva una volta, e cioè noi abbiamo un sistema regolatorio intorno all'impresa micro, piccola, media che vuole affacciarsi sul mercato globale, abbiamo un quadro regolatorio che è iniquo, non poco equo, è iniquo, perché le regole che vengono applicate sono regole che mortificano la micro, la piccola e la media impresa, ma dico oltre, c'è nella Guida Europea ha sancito che esiste il principio e va applicato il principio di proporzionalità, cioè le dimensioni, caso specifico nostro, le dimensioni dell'impresa devono essere tenute ben presenti nel momento dell'applicazione di una regola o del sistema regolatorio. Lo stiamo facendo. Io do atto pubblicamente, l'abbiamo dato atto anche in altre occasioni, che il governo attuale, il governo del presidente Meloni, si sta, come dire, sbilanciando fortemente su un'azione di richiamo alla proporzionalità. Proporzionalità nel contenuto delle regole e nei tempi di applicazione della regola. Questa è la vera grande battaglia che bisogna fare se vogliamo tutelare il nostro sistema produttivo, che è competitivo nel mercato globale, ma dobbiamo dare un'ulteriore spinta perché mantenga questa posizione o addirittura migliori, come io mi auguro. Allora, grazie. Adesso proviamo a fare un altro giro e poi ci salutiamo. Eh sì, Vice Ministro, insomma, il segretario torna su quel concetto intanto di regole chiare, di regole certe, indispensabili, insomma, diciamo l'architrave del ragionamento. E poi parla del quadro regolatorio iniquo. È esattamente questo il lavoro che si sta facendo, tentando di trasformare un contesto iniquo così definito in contesto equo, ovviamente, che significa appunto la bontà di tutti i nostri prodotti, la bontà e anche le prospettive economiche, no? Delle nostre imprese rispetto a quello che è un mercato internazionale. Vice Ministro. Allora, come diceva il nostro interlocutore, il sistema regolatorio è quello che crea scompensi nell'attività produttiva. Noi abbiamo un sistema, diciamo, di regole dell'Unione Europea che sono così parcellizzate, così puntuali, così diciamo che disorientano l'imprenditore, no? Perché io capisco mettere dei paletti, dare delle regole certe, ma poi quando si arriva all'esasperazione regolatoria, e allora è chiaro che si creano effettivi pregiudizi per l'imprenditore. E questo che è il passo che dobbiamo fare. Dobbiamo riuscire a far capire all'Europa che è necessario che ci siano delle regole comuni, perché non può succedere che determinati prodotti non abbiano un perimetro di individuazione, di identificazione ben individuato. Però, sì, posso dire di tracciabilità, credo che questo sia uno dei temi, no? La tracciabilità dei prodotti, che dà un marchio ai prodotti, no? Come diceva prima il Presidente, esatto. Dice nel momento in cui un prodotto italiano deve mantenere le sue caratteristiche, deve essere tracciato, la regola DOP mi sembra che va in questa direzione, no? Non possiamo pensare che il parmesan sia un prodotto italiano, quindi dobbiamo, e qui l'Europa ci deve venire incontro, e qui deve rafforzare le tutele del prodotto italiano. Ecco, tutto questo io penso che è la strada che bisogna intraprendere. Giorgia Meloni, ma tutti gli altri nostri colleghi di governo stanno lavorando molto in questa direzione. Io sono confidente che la nuova commissione che, diciamo, metterà mano
a questi aspetti, possa sicuramente intercettare questi bisogni, queste necessità delle, delle nostre imprese. Per quanto riguarda la, diciamo, la parte di cui mi occupo più da vicino, ossia regole fiscali, allora noi oggi pensate che sta succedendo per le multinazionali. Noi abbiamo introdotto a fine anno una disciplina, si chiama la cosiddetta Global Minimum Tax, un meccanismo di tassazione delle multinazionali. Se vi andate a vedere le previsioni normative che sono mutuate da regole dell'Unione Europea, da una direttiva comunitaria, è una disciplina di una difficoltà enorme. E io mi metto nei panni degli operatori italiani, mi metto nei panni dell'amministrazione finanziaria che devono applicare queste regole. Se vi andate, purtroppo non avevamo via d'uscita, dovevamo recepire questa direttiva con dei meccanismi così astrusi, così complessi, che renderanno difficile la vita ai contribuenti, renderanno difficile la vita alle imprese e alla stessa amministrazione finanziaria. Ecco questo che non si deve fare. Non ci devono essere regole così, consentitemi dire, bizantine, perché sono cose che effettivamente non vanno nella direzione della semplificazione. Noi dobbiamo mirare alla semplificazione. Se non facciamo questo, rimaniamo sempre ai blocchi di partenza. Quindi ecco che nel nuovo Parlamento europeo e la Commissione dovranno necessariamente impegnarsi in questa direzione. Sì, mi veniva in mente, Vice Ministro, mentre parlava, insomma, nella narrazione generale il termine burocrazia ci siamo un po' assuefatti, no? Poi siamo un popolo positivo, ci abituiamo quasi sempre a tutto, no? Ma un imprenditore invece che lavora e deve mecciare con tutto ciò che lei ha raccontato, ma come la fa impresa? È questo l'elemento, cioè sciogliere i nodi, semplificare il lavoro per rendere i nostri prodotti e le nostre imprese, sembra, sintetizzo così, ancor più competitive nel mondo. Senatore Malan, voglio sentire anche lei. Sì, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare l'Abruzzo che ci accoglie, nella persona del senatore Liris, del senatore Sigismondi, che vedevo poco fa, sì, ma c'è, e tutti coloro che hanno lavorato a questo evento, per questa struttura straordinaria che con tanto di vista mare, che sembrava, uno pensava fosse uno schermo, invece è proprio il mare vero. E anche quella è un'altra cosa che non ci possono togliere, quello è proprio qua, questo è localizzato, non si può delocalizzare. Allora l'ultima parte di quello che ha detto il Vice Ministro Leo, che lei ha ripreso, gli imprenditori italiani per sopravvivere alla burocrazia, al fisco italiani, devono essere davvero straordinari. Se noi, anziché fare in modo che impieghino troppa parte del loro tempo e della loro creatività per riuscire a superare gli aspetti inutili della burocrazia e gli aspetti anticoncorrenziali dell'ordinamento fiscale, possono usare queste energie per essere più concorrenziale a livello internazionale, beh, veramente possiamo dare delle prospettive molto molto importanti a tutti i nostri imprenditori di ogni campo, da quello agricolo a quello artigianale a quello industriale. Già adesso, in questo anno e mezzo del governo del presidente Meloni, si è andati già in questa direzione, e nonostante i numeri non siano dalla nostra parte, a cominciare dal gruppo di Fratelli d'Italia estremamente combattivo, il gruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, però erano pochi davvero, basati, come è giusto che sia, sui voti del 2019. Noi puntiamo a moltiplicare per diverse volte questo numero e sicuramente ce la faremo. Con un altro assetto, con un'Europa che tendenzialmente, anche sull'esempio dell'Italia, si sta muovendo in questa direzione, possiamo davvero cambiare le cose. Come diceva ieri il ministro Lollobrigida, diceva, in Europa si erano abituati a avere nell'Italia una sorta di casella neutra, no? Che sta alle decisioni di altri, in particolare di alcuni altri. Perché la concezione che più volte hanno manifestato e che tuttora manifestano criticando l'atteggiamento di Giorgia Meloni e di tutti gli esponenti del governo, l'atteggiamento della sinistra era quello che, la concezione della sinistra è che l'Unione Europea fosse un club di snob, dove ci sono in realtà alcuni soci non contano in quel club, contano due o tre, e se ti fai la fotografia
con il presidente francese, con il cancelliere tedesco, allora va bene. Invece non ti devi mischiare con quegli altri piccoletti degli altri paesi, assumendo dunque un atteggiamento da paesino poco importante. Ma l'Italia non soltanto è stato fondatore di tutte le istituzioni europee, ma è oggettivamente uno dei tre più importanti, e su certi aspetti sicuramente smuoviamo, cioè la parola dell'Italia sulla qualità, la parola dell'Italia sull'agricoltura, sull'alimentare pesa di più di quella della Germania, perché nessuno va in Germania a fare turismo per la gastronomia, per carità, no? Anche loro degli ottimi propositi, ma in Italia è un di più e tutte le cose straordinarie. Per cui se l'Italia su una cosa che riguarda gli alimentari si oppone, beh, abbiamo molto più peso del nostro singolo voto nel Consiglio europeo, dei nostri voti che possiamo avere al Parlamento. Il governo Meloni ha fatto questo, cioè ha fatto pesare, questo ho parlato dell'agricoltura, ma vale per le eccellenze dell'artigianato, prima si menzionava per dire Ferrari, Maserati, eccetera. Beh, ha un peso se lo diciamo con questa fama di qualità. Per trovare chi parla male dell'Italia e delle qualità dell'Italia bisogna stare dentro i nostri confini, fuori dai nostri confini trovi quasi solo persone che ne parlano bene, magari non su tutti gli aspetti della nostra società, ma sulle nostre eccellenze senza dubbio. Allora il governo ha già fatto questo e nonostante i numeri non favorevoli ha cambiato tante cose. Pensiamo ai danni che sono stati evitati sulle norme sugli imballaggi, sulle case green, sull'elettrico ideologico, su tanti aspetti che già solo appunto in questa legislatura è stato fatto. E cioè noi l'atteggiamento, quello che è l'Italia cambia l'Europa, lo sta già facendo, l'ha già fatto in questi mesi. Ecco perché è straordinariamente importante questo appuntamento elettorale, è quasi più importante dell'appuntamento delle politiche, con tutto che senza una vittoria alle elezioni politiche non avremmo potuto porre le premesse di portare quello che di bene è stato fatto e che faremo in Italia a livello europeo. Ma adesso è veramente un passaggio fondamentale e credo che davvero tutti devono sentire l'importanza, perché la lotta delle prossime elezioni è innanzitutto, per quanto riguarda i consensi, contro il non voto, di dire ah ma tanto queste istituzioni europee, non sono quelle istituzioni europee, sono quelle poi che dopo domani se lavorano male ti metteranno tanti di quei vincoli che la nostra imprenditoria resta stoppata, diminuita e ostacolata. Se invece lavorano bene si va nella direzione esattamente opposta, che è quella per l'appunto di un'Italia che fa valere in Europa per tutti, non solo per sé, il principio della qualità, il principio della concorrenza che sia leale e non sleale, il principio, in altre parole, di dare il miglior servizio ai cittadini e ai consumatori e a tutti gli europei. Allora, Presidente Bertinelli, torno anche da lei, così concludiamo il secondo giro. Mentre parlate, io insomma vi ascolto, e sono tornato indietro nel tempo, qualche anno fa, sono venuto, girai un servizio presso uno stabilimento, un'industria che produce parmigiano reggiano, e prima, e così mi leggo a quel che lei prima diceva, e prima di andare a vedere le forme, questo imprenditore, quando lei diceva sono prodotti unici, che nascono, vivono, si sviluppano, vengono prodotti solo, possono essere prodotti solo ed esclusivamente su quel territorio, perché hanno delle caratteristiche legate al territorio. Bene, prima di andare a vedere le forme di questa eccellenza italiana, noi parlammo 3 ore, lui partì dalla storia del bisnonno. Il bisnonno, il nonno, il padre, la tradizione che passa, no, di generazione e di generazione, mi raccontò tante cose. La linea del Po, sopra il Po e sotto il Po, le differenze, no? tra le varie forme di produzione. Questo per dire che noi stiamo parlando di un'economia che deve essere sempre più performante, ma noi stiamo parlando proprio di ciò che lei diceva prima, cioè la nostra storia e il nostro territorio che ci rende unici. L'avevo interrotta sugli Stati Uniti? Prima stava dicendo? Sì, ma avevo interrotto sugli Stati Uniti per un tema abbastanza importante. Sta nascendo una grande ondata di protezionismo. Gli Stati Uniti vedono un sistema lattiero caseario in grande difficoltà proprio perché non esistono prodotti come il parmigiano reggiano. Ricorderete i vecchi film, c'era il gallone, la tanichetta di latte sulla tavola di tutti gli americani, perché la cultura di bere il latte con qualsiasi cibo. Oggi se guardate i film non c'è più la tanichetta, c'è il bricchettino. Il mondo lattiero casario americano sta attraversando un periodo molto difficile. La nostra paura è che
con le nuove elezioni, indipendentemente, dico, che vinca una parte o l'altra, però ci sia un inasprimento dei dazi all'importazione dei prodotti italiani. La volta precedente accade che i dazi passano dal 15 al 40% sul nostro formaggio e su tutti i vini francesi tranne uno, lo champagne, perché ovviamente esistono rapporti e relazioni. Dico questo perché se dovesse accadere un inasprimento dei dazi sulle importazioni dei prodotti lattiero-caseari italiani, tipo il parmigiano reggiano, crollerebbe il mercato del lattiero casero italiano. Parmigiano reggiano condiziona il prezzo del cugino Grana Padano, le due DOP trasformano oltre il 50% del latte italiano, quindi vorrebbe dire bloccare completamente il sistema lattiero casero italiano. Dico questo perché oggi il nostro paese deve farsi capofila magari con delle alleanze anche in Europa perché si lavori in questa direzione, e sono andato a incontrare chi? Gli americani di origine italiana. Sapete quanti sono gli americani che hanno anche passaporto italiano? Sono 24 milioni di cittadini. Quindi il ragionamento era per dire chi è la vera vittima nel momento in cui dovesse accadere una vicenda come questa. Il cittadino americano, in questo caso di origini italiane con passaporto italiano, perché non troverebbe più questi prodotti disponibili a prezzi adeguati. Ma mi permetta, mi interessa tanto in una sede come questa, visto che ho di fianco anche l'amico presidente Granelli, lanciare una vicenda. Noi corriamo un grande rischio che in un futuro non si producano più prodotti come il parmigiano reggiano, ma è un tema trasversale a tutta la manifattura italiana, non perché, guardate, non si fanno più i foraggi, non si fa più il latte, perché non ci sono più le persone che vogliono fare o possono fare questi prodotti. Noi abbiamo 303 caseifici nei prossimi 5 anni, 104 casari saranno in età pensionabile. Allora, o noi iniziamo un percorso culturale per il quale i nostri prodotti che caratterizzano la nostra Italia, la manifattura italiana, perché chi è che vuol fare il casaro? Pochissimi. Chi è che vuol fare il macellaio? Pochissimi. Chi è che vuole lavorare il cuoio? O noi iniziamo un percorso per il quale questi mestieri sono visti dai nostri giovani da un punto di vista sociale, un qualcosa di aspirazionale, altrimenti non è una questione di formazione, perché se uno non vuole fare quel mestiere, quelle scuole non le va a fare, non è una questione di remunerazione, perché se socialmente non è attrattivo un giovane non va, ma ero con il direttore generale della RAI la scorsa settimana, gli ho detto: guarda, noi abbiamo linea verde, linea azzurra, linea bianca, cioè abbiamo tutte queste linee, però fare il pescatore è una vicenda diversa da andare in giro con una barca a vedere l'isola, a prendere il sole. Cioè noi come governo, come paese, dobbiamo iniziare un percorso per il quale questi mestieri, che sono la manifattura dell'Italia, siano visti dai nostri giovani come un mestiere che si vuole fare, perché socialmente sono riconosciuti. È un tema che voglio veramente porre, perché noi corriamo veramente il rischio di guardare il dito, di non guardare la luna quando facciamo tanti ragionamenti, ma in un'Italia dove nascono 1000 bambini al giorno, 400.000 bambini all'anno, fra 80 anni, 8 per 4, 32, saremo 32 milioni, saremo la metà dei cittadini attuali. Allora, o noi ragioniamo con questo calo demografico di prenderlo in mano, ma anche di far sì che la nostra manifattura, che è il nostro Made in Italy, che è la nostra grande identità, quindi trasversale, non solo agroalimentare, diventi un percorso culturale di aspirazione per i giovani del nostro paese. Questo è un punto fondamentale. Girando per l'Italia, oggi purtroppo non è così. Se si va tra noi siamo andati tra i pescatori di Mazara, tra gli artigiani di Napoli, proprio in occasione del Made in Italy, della giornata del Made in Italy. Purtroppo non è così, si rischia di vedere, appunto, come le dice Presidente, insomma, il dito. Presidente Granelli, io torno invece con lei sull'altro tema, che credo sia altro tema fondamentale, importante, anche l'attuazione in Italia del regolamento, ne parlavamo prima, che istituisce la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali. Peraltro voi ne avete parlato, credo, a Napoli, col Ministro Urso proprio durante la giornata
giornata del Made in Italy, il 18 di aprile. Prego. Sì, ma diciamo che per noi è stata un obiettivo, anche una vittoria importante, questo del riconoscimento geografico, perché argina un po' quello che sono i nostri nemici, quindi la contraffazione, l'abusivismo, il sommerso. Sicuramente con questa riconoscibilità di questi prodotti andiamo da un lato a informare anche il consumatore sulla qualità, diciamo, di quello che è il prodotto, quindi ad evidenziarne la tracciabilità, e poi anche c'è una valorizzazione che è indotta rispetto al territorio su cui vengono questi prodotti fatti, vengono messi sul mercato, quindi hanno una loro riconoscibilità, una loro valorizzazione. Devo dire che accanto a questa misura importantissima è stato fatto anche questo evento istituzionale, peraltro molto importante, la giornata del Made in Italy, si è svolta in realtà in una settimana. Noi come mondo dell'artigianato abbiamo avuto un bellissimo evento il giorno 18, quindi abbiamo lanciato, diciamo, questa riconoscibilità soprattutto per i prodotti artigiani, e approfitto anche per dire che a maggio, nella splendida cornice di Palazzo Piacentini a Roma, inaugureremo anche una mostra dove metteremo in vetrina, faremo vedere tutte le eccellenze diffuse che sono su tutto il nostro territorio. Devo anche dire che questa volta l'Europa è stata un po' meno matrigna, dico io, e più madre rispetto anche a un'altra importante direttiva che è stata approvata dall'Europarlamento proprio qualche giorno fa, ed è il diritto alla riparazione. Questo per noi è importante, perché oggi credo che questo, inserire il fatto che i prodotti che andiamo ad acquistare possono essere comunque sostenuti, incentivati, perché possono essere rigenerati, riciclati, riparati, riutilizzati, è una cosa di cui si era perso un po' traccia, no? Per cui il mercato tutto, diciamo mondiale, ma anche in Italia, è un mercato fatto soprattutto di prodotti a obsolescenza programmata, quindi prodotti usa e getta. L'Italia ha 2 anni, ho visto, per il recepimento di questa direttiva. Credo che per noi sia molto importante, perché da un lato riattiva tutta, valorizza anche tutto il mondo artigiano che da sempre è nell'economia circolare, quindi abituato a riparare, ad aggiustare, no? E dall'altro anche credo che sia importante dal punto di vista ambientale, perché evita di buttare via dei prodotti quando invece possono essere, diciamo, completamente anche riutilizzati. Quindi c'è la possibilità di avere l'estensione di garanzia se non si cambiano come avrebbe diritto il consumatore i prodotti, quindi c'è un anno in più che viene dato, e c'è la possibilità di avere dei pezzi di ricambio anche ricondizionati, fatti con stampanti 3D, quindi non originali. Quindi si muove qualcosa di importante che va nella direzione della valorizzazione di quello che è il nostro lavoro. Io più di tutti sentivo prima accennare al fatto di cosa oggi dovrebbe essere fatto. Io credo che una cosa molto importante che andiamo da qualche tempo anche ad evidenziare, anche a sostenere, anche a rivendicare, è il fatto che in Italia nel 2011 è stata introdotta una direttiva, si chiama Small Business Act. Questa direttiva, la dico in parole diciamo molto concrete, molto pragmatiche, dice devi normare in funzione del tessuto economico che hai davanti, no? Think small first, adesso non voglio usare troppi inglesismi che non mi appartengono. Però è proprio questo, cioè il fatto di poter avere delle norme oggi che vadano a valorizzare e a sostenere quello che è il nostro tessuto economico. Perché quando parliamo del nostro paese, parliamo comunque che nonostante tutti i problemi che possiamo oggi affrontare nella quotidianità, l'Italia è il secondo paese manifatturiero dopo la Germania. E se lo è, lo è anche per tutto questo mondo di micro e piccole imprese che, dico oggi, si stanno anche attrezzando, e questo lo sto riscontrando anche in queste mie esperienze su tutti i territori dello Stivale, anche in strutture che sono oggi i consorzi, le reti, le ATI. Quindi oggi diciamo sempre che piccolo e bello è insieme meglio. Quindi quello che oggi chiediamo alla politica in generale è proprio di favorire anche di incentivare questo sistema, che può prevedere anche la piccola microimpresa che oggi è in grado di affrontare dei mercati importanti con questa organizzazione e competere anche con dei colossi un po' in tutto il mondo. Dico l'ultima cosa, per esempio l'altro giorno a Palazzo Chigi non c'era Giorgia Meloni, c'era il Presidente Tajani, però lei che presiede la cabina di regia per il Piano Mattei, stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, tutti assieme, grandi aziende, piccole aziende, diciamo tutti gli attori, per poter andare a presentarci all'estero con la forza dovuta e con tutte le peculiarità, le qualità e la forza che
il nostro paese, la nostra azienda, la nostra economia può mettere in campo. Ecco Presidente, presentarci all'estero, lei dice. Mentre parlava stavo vedendo i vostri dati sulla contraffazione, parlavamo del Parmesan, ma possiamo fare insomma centinaia purtroppo di esempi. La contraffazione, questo è un business insomma globalizzato, come lei spesso dice, che minaccia direttamente 95.000 piccole imprese manifatturiere made in Italy, che ha più o meno 500.000 di addetti. Cioè questo è il danno potenziale che viene fatto, Presidente? Sì, diciamo che il nostro centro studi ha evidenziato questo, e questo è un tema che dicevamo prima, con questa legge del Made in Italy è assolutamente importante mettere in campo queste forme di tutela contro la contraffazione e contro tutte le misure che vengono oggi a danneggiare queste nostre imprese. Noi oggi quello che si diceva anche all'inizio, credo, è quello di avere una normativa europea che sia chiaramente repressiva, che però sia una legislazione che debba accompagnare ad essere univoca anche per tutti gli stati, diciamo, che ne fanno parte, perché non possiamo noi fare cose quando da altre parti poi magari favoriscono il contrario, e ci deve essere soprattutto anche in questo ambito una campagna che peraltro noi da sempre, da diversi anni stiamo facendo, di sensibilizzazione, di conoscenza, di formazione ed un richiamo anche alle forze dell'ordine, perché questo sommerso anche che c'è in questa contraffazione esprime dei numeri incredibili. Noi abbiamo verificato, sono circa 3.200.000 gli operatori abusivi che ci sono, e i danni conclamati dicono sono 209 miliardi di sommerso, quindi vuol dire gente, dico io, non targata, evasori che danno un danno a tutta gente, a tutti gli operatori nostri che oggi in modo onesto fanno la protettività. Dunque anche una maggiore collaborazione tra forze di polizia europee in questo senso? Europee, cioè tutte, italiane chiaramente, ma certo, tutte europee, perché altrimenti non possiamo fare noi misure repressive o mettere in campo delle misure che poi da altre parti vengono poi svincolate. Renato Mason, segretario, allora stiamo andando verso la chiusura, poi darò la parola al vice ministro per chiudere e poi senatore due sue parole di chiusura. Mason, che possiamo dire? Insomma abbiamo detto tante cose, no? Da tanti punti di vista. Come possiamo concludere questo incontro di oggi sulla base della sua esperienza? Ma non mi permetto di tirare nessuna conclusione. Sottolineo l'intervento del Presidente Bertinelli sulla questione della come dire, qualificazione, qualità, volontà culturale delle persone in Italia di mettersi a lavorare in settori che hanno fatto la fortuna, diciamo così, in maniera un po' enfatica, hanno fatto la fortuna dell'Italia e che rischiamo di perdere perché non abbiamo operatori. Quindi questo è il primo messaggio che colgo, un messaggio forte, vuol dire tantissime cose, su cui adesso io non entro nel merito. Due, al mio presidente Granelli, perché io faccio parte della Confartigianato, al mio presidente Granelli devo solo dire continuiamo presidente su questa strada, perché ha dato delle indicazioni particolarmente significative per la tutela della produzione, della microimpresa e della piccola impresa, parte importantissima, stavo per dire fondamentale ma non voglio essere presuntuoso, parte importantissima del nostro sistema produttivo italiano, anche della nostra immagine come esportatori di qualità, esportatori di cultura nel senso nobile del termine e nel senso complessivo generale del termine. Quindi i due interventi mi paiono due interventi che hanno dato delle indicazioni precise. Mi permetto soltanto, e chiudo, di sottolineare, dando una indicazione al governo attuale, che devo dare atto, essere molto attento alla capacità, volontà di liberare energia. Ricordo che questo era lo slogan di due anni fa del Fratelli d'Italia nella conferenza programmatica di Milano. Liberare energia, Italia liberare energia. E mi permetto di dire che la nostra posizione rispetto ai nostri amici europei, degli altri paesi europei nostri che appartengono alla comunità europea, mi permetto di dire che dobbiamo avere una posizione, ha ragione il senatore Malan, una posizione chiara e precisa, perché il tipo di crescita, di sviluppo, di cultura, di società che rappresentiamo noi nell'area cosiddetta mediterranea, tanto per tirare fuori un aggettivo che è stato usato troppo spesso in negativo, noi che rappresentiamo quest'area, paesi come
l'Italia, come la Spagna, come la Grecia, la Francia, che rappresentiamo questa parte del mondo, abbiamo una cultura e dei valori che devono essere in modo inequivocabile difesi, anche arrivando a posizioni che possono sembrare antipatiche, come il diritto di veto, esercitare il diritto di veto rispetto a posizioni che non tendono alla proporzionalità delle applicazioni del sistema regolatorio, alla equità, e non riconoscono la nostra storia, la nostra società. Questo dobbiamo fare, questo è il messaggio, mi permetto di dire non politico, lo dico da osservatore attento ai fenomeni socio-economici, mi permetto di dire a questo governo, tenete duro sulle posizioni che rispettano o che tentano di arrivare ad attuare questi obiettivi di equità e di proporzionalità. Grazie, nel suo intervento lei le ho contate, ha detto 6 o 7 volte la parola cultura, perché in tutto ciò di cui stiamo discutendo, cioè l'economia non, in questo caso specifico, non può essere scissa dall'elemento della cultura e della tradizione. Torniamo appunto all'inizio e poi magari diciamo 2 parole in chiusura. Vice Ministro, stiamo chiudendo, abbiamo detto tutto? Abbiamo fatto un panorama completo di tutte le tematiche più importanti. Vorrei riprendere però quello che diceva il Presidente con riferimento ai dazi. Ecco, il dazio può essere un problema molto molto serio per la produzione italiana. Teniamo presente che un momento importante sarà la nostra presidenza del G7, perché in quell'ambito sicuramente noi possiamo mettere in evidenza alcune cose. Il rischio qual è? Sapete che un tema delicatissimo è quello della tassazione dei giganti del web, perché la famosa web tax, noi oggi applichiamo una web tax minimale, ma come deve cambiare la filosofia? Che chi nel paese dove si realizza la ricchezza, quindi dove avvengono le cessioni, avvengono gli scambi, è in quel paese che bisogna effettuare la tassazione. È chiaro che in ambito internazionale i paesi che hanno le loro multinazionali posizionate da altre parti dicono no, ma la tassazione deve avvenire nel paese di residenza, quindi negli altri paesi non può avvenire, non ci può essere un carico impositivo. Ecco, forse il G7 può, e questo qual è la, diciamo, la contropartita a questo? Cioè, attenzione, non spingete di più sulla web tax, perché la contropartita quali sono? Sono i dazi. Dice, quindi, se voi aumentate la over tax, noi mettiamo i dazi. Allora, il momento del G7 può essere fondamentale, perché in quella sede, con la capacità del nostro Presidente, si riesce a far capire che in un mondo globale bisogna tener conto di tanti aspetti. Bisogna tener conto che il luogo dove deve avvenire l'imposizione è dove i consumatori vanno ad acquistare la merce. Non può essere in un paese assolutamente diverso. Quindi, e io sono confidente che riusciremo a arrivare a questo obiettivo senza avere questo spauracchio, questa preoccupazione dell'introduzione dei dazi. Quindi secondo me è la strada giusta e il G7 può essere un momento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Peraltro ho fatto bene, Vice Ministro, a ricordarlo, perché noi, il paese andrà l'Italia andrà a votare per le europee una settimana dopo, la settimana successiva, se ricordo 13, 14 e 15 ci sarà l'altro appuntamento, il G7 appunto in Puglia. Senatore, le do il mio... eccolo qui. Allora, 2 parole insomma, per chiudere. Ma stimolante il dibattito, ma lo aspettavo proprio così. Mi permetterete la licenza di salutare i tanti colleghi presenti, onorevoli senatori, ma in particolar modo la parte governativa della platea, sottosegretario La Pierra, sottosegretario Rauti. Vedo laggiù il ministro Musumeci Cinello, che non ha voluto deliziarci della prima fila, e ringrazio e saluto tutti. Soltanto per dire che le carte in regola questa Italia ce l'ha. Abbiamo delle carte in regola importanti per poter guidare le regole della nuova Europa che noi aspettiamo dopo il 9 giugno, e il fatto di aver fatto quel DEF tendenziale e non programmatico è proprio per la fiducia che noi riserviamo all'esito delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Noi quello che ci aspettiamo è che le regole che andremo a scrivere, io immagino che quelle della fiscalità, dell'incasellamento, del concepimento e della
di come strutturare all'interno del sistema Europa regole di contabilità che vadano anche a incasellare bene il debito pubblico e a governarlo bene, perché ad oggi nazioni come l'Italia, che hanno tantissimo da dare e da dimostrare, ma che pagano un debito pubblico che trascinano da tempo, non possono essere condizionate così pesantemente nel portare avanti quelle che sono politiche di sviluppo. L'abbiamo sentito dai nostri ospiti, la nostra Italia può dare tantissimo in termini di qualità. È evidente che quando ci portano sull'omologazione, sulla normalizzazione, sul tutto uguale per tutti, ne parliamo nell'ambito dell'agricoltura, dove stiamo facendo delle battaglie campali col ministro Lollobrigida, ma lo facciamo anche negli altri ambiti, l'artigianato, nell'edilizia. Io penso all'automotive, qua nessuno sa che siamo in una regione che è la più importante, quella che eccelle in Italia in termini di quantità e di qualità sull'automotive, non lo sa nessuno. Oggi andare in Europa in un momento in cui si va verso l'elettrico, verso la transizione digitale, ambientale, e non tener conto di eccellenze in termini di qualità che hanno le nostre regioni, che hanno le nostre territorialità, è un delitto che non può non essere governato. È per questo che, rispetto a un'Italia a cui eravamo abituati, che va in Europa, abbassa la testa, è quel territorio che diceva bene il mio presidente Malan, eravamo abituati che fosse un territorio neutro, un territorio in cui si poteva andare e calpestare le prerogative dello Stato, beh, oggi quel territorio non c'è più, cioè non c'è più quella politica, non c'è più quel metodo vecchio e passato che non appartiene più alla nazione Italia di abbassare la testa e di essere ormai parte integrante di un pensiero unico. Noi abbiamo un pensiero che è quello italiano, che deve diventare pensiero europeo, che deve permeare tutti i gangli vitali della nostra Europa nei vari ambiti di competenza. Dalla parte fiscale possiamo prestare anche per 2 mesi il vice ministro Leo per far capire come funziona la fiscalità e come può premiare la fiscalità, non in termini eccessivamente repressivi, certamente repressivi, ma non repressivi a tal punto da bloccare i gangli vitali del nostro sistema produttivo, ma ascoltare il ceto produttivo e farlo scrivendo delle regole che non penalizzino i sistemi, che tutelano la qualità del nostro prodotto. E il Made in Italy, permettimi Roberto, è il brand che oggi va per la maggiore, è un brand che passa talmente tanto che lo scimmiottano, lo copiano, provano in qualche modo a riproporlo sotto varie forme, anche andando al di là del consentito. Noi dobbiamo tutelare quello che abbiamo di migliore, cioè la capacità che abbiamo avuto di produrre e di farlo con qualità. Ed è per questo che il sistema che va concepito sotto vari punti di vista deve preservare quelle individualità, quelle territorialità che possono fare la differenza. L'Europa deve avere la capacità di scrivere delle regole che certamente rendano tutto più equo o più uniformi in termini di possibilità. Penso all'energia elettrica. Quanto paghiamo di più l'energia elettrica noi rispetto ad altri stati, anche confinanti? E quello quanto penalizza in termini poi di competitività, altro che la slealtà della Cina e dell'India. Abbiamo a confine stati che producono energia elettrica a costi un settimo, un ottavo rispetto a quello italiano. È lì che noi ci dobbiamo andare a misurare e dobbiamo costruire delle regole che siano meno penalizzanti per sistemi che puntano sulla qualità come quello italiano. E penso che il peso specifico della nuova Italia nella nuova Europa possano fare la differenza. Grazie senatore. Allora, per chiudere, solamente un minuto, insomma, vi ho ascoltato, ringrazio tutti voi. Come dicevo in apertura, per molti anni, insomma in maniera agonistica, ho studiato, insomma, tradizione, ho viaggiato in giro in lungo e largo per l'Italia. Allora chiudo solamente così. Una signora, un'ottantenne, che io trovai in Puglia, in un paesino della Puglia, che faceva un prodotto da 80 anni, cioè da quando era bimba, e continuava a farlo allo stesso tavolo. E io le chiesi: signora, ma non sei stancata di fare questa cosa? Lei alzò la testa e disse: vecchietta, è vero? Mi guardò e mi disse: no, per 2 motivi. Il primo è perché lo faccio solamente io, e il secondo perché, anche se lo faccio da 80 anni, ogni giorno provo a farlo meglio. Di questo oggi abbiamo parlato. Grazie a tutti, grazie.